Non fare il magazzino muffito! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice Creator. Clicca in basso a destra sul tasto Supporta un creatore ed inserisci Xiuderone! Dai! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, anche per oggi un sacco di novità per quello che riguarda le news di Fortnite. Tutte le novità delle ultime 24 ore in aggiornamento solo per voi. Parliamo subito, ragazzi, nel video di oggi del Dark Legend Bundle. Per chi ha seguito la pagina Instagram, avevo già pubblicato un'immagine, anzi l'immagine ufficiale del nuovo bundle che dovrebbe essere disponibile tra oggi e domani. Vedremo anche un bel gameplay in modo da vederlo in azione. Ma parleremo anche, ragazzi, delle modifiche alla collaborazione con IT. Sebbene sia stata ritardata, questo video è registrato quando ancora non è stato rilasciato nessun annuncio per la patch 10.30, quindi potrebbe essere in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Vedremo un pochettino qualcosa che è cambiato per la collaborazione con IT e ovviamente, ragazzi, una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati anche sul dietro le quinte di Fortnite. Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che utilizzano il mio codice creator Xuderone. Grazie di cuore per supportarmi nello shop quando shoppazzate di prepotenza. Mi raccomando, iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live. Ma prima ve la devo fare, ragazzi. Mi rispondete sempre in tantissimi alla domandina. Ci tengo un sacco ai vostri commenti qui sotto. Domanda di oggi molto molto personale, ragazzi. Quindi pensateci bene prima di rispondere. Ma qual è il tuo punto di atterraggio preferito? Dai, quando si esce dal bus, dov'è che puntate di solito? Qual è il vostro segreto, il vostro punto migliore? A me piace tantissimo atterrare a Landine, non so perché, ma mi piace veramente tanto. Ma se voglio fare qualche partita un po' più tranquilla e prendere un buon loot, anche Tempio Tomato non è male. Ci sono un po' di chest nascosti, il loot c'è e ovviamente anche un bel po' di roba da farmare. Ma quindi, ciancio alle bande! E bando alle ciance, andiamo subito ragazzi a parlare di questa benedetta collaborazione con IT. C'è, non c'è, mi trovano ieri le cose relative al deltaplano, alle mod, alla skin per le armi. E che cosa mi succede, ragazzi? Beh, ve lo faccio vedere senza dire che cavolo cosa stai cosa cavolo facendo. Praticamente cosa è successo, ragazzi? Nelle ultime ore tutti i palloncini sono spariti. Non ce n'è più neanche uno. Sapete, quelli che si spaccavano e diventavano e si sentiva il rumore della risata. Il che ovviamente ci ha fatto capire che, o meglio, ci ha fatto pensare che probabilmente la collaborazione potrebbe subire un ritardo o addirittura potrebbe essere stata cancellata. Io sinceramente non sono del parere che sia stata cancellata, anche perché proprio ieri avevano inserito, come avete visto nel video, tutte le informazioni relative al primo e unico set di IT. La cosa che ci lascia un pochettino stupiti è appunto il fatto che oggi i palloncini non ci siano più. Potrebbe però anche essere semplicemente anche la causa del ritardo della patch. Magari non era pronto qualche cosa, magari dovevano ancora rifinire determinate cose. C'è però una novità che non deve assolutamente abbattervi. Guardate questa immagine, ragazzi. Siamo in discesa praticamente dal bus della battaglia e se guardate
dove c'era il palloncino e dove la mattonella è spostata, fateci caso anche quando atterrate, potrete notare che c'è una chiazza nera. Quella chiazza nera potrebbe anche non essere niente, però è proprio lì. Ed è un tweet pubblicato da uno dei leakers più famosi al mondo, il che ci lascia pensare che ovviamente non si tratti di una presa in giro. È veramente interessante perché potrebbe dare quel barlume di speranza per tutti, per ovviamente sperare in un'uscita della skin di It. Anche io lo spero veramente tantissimo. Ma andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento ed eccolo qua. È stato rilasciato proprio ieri nelle prime ore del pomeriggio, è stato decriptato ieri nelle prime ore del pomeriggio il Dark Legend Bundle. Vi ricordo di non fare confusione tra il Dark Legend Bundle e il Dark Fire Bundle. Quanto costerà? La prima domanda lo vogliamo sapere tutti. Quanto grano bisogna sganciare? Allora, dovrebbe costare o 19,99 o 25 euro, ma probabilmente costerà 19,99. Come vedete, tre skin, un backpack, anzi due backpack, il cubo e lo scudo, mentre il piccone, che dopo vi farò vedere, non fa parte del set, ma sarà shoppabile, acquistabile dal negozio. Il set si compone dal Dark Shield, Wild Cube, la Dark Wild Card, il Dark Red Knight, Dark Jonesy e il piccone Dark Axe. Vi lascio ragazzi con la clip del bundle direttamente in game, intanto anche una bella immagine del piccone in alta definizione. Quindi ragazzi, assolutamente molto molto figo, a me piace come set, forse il Cavaliere Rosso non mi fa proprio impazzire, ma il Dark Wild Card e anche il Dark Jonesy non sono male, ovviamente lo scudo come backpack e tanta tanta roba, come avete visto, ha tutto l'effetto del cubo. Insomma ragazzi, staremo a vedere non appena uscirà di prenderlo oppure no. E chiudiamo con il video di oggi, ovviamente con una curiosità ragazzi. Sapete che c'è la possibilità di aprire il chest ghiacciato sotto il lago ghiacciato? Ovviamente avete capito di certo qual è ragazzi con l'ultimo update, forse non ci avete pensato, ma c'è un modo per ottenere anche quello che c'è al suo interno. Vi faccio vedere questo video che è molto interessante. Come vedete, basta semplicemente rompere il pavimento e con la patch dove i chest ovviamente rilasciano
gli oggetti al suo interno, si potrà ottenere quello che c'è. Tra l'altro, ho visto anche un altro video dove qualcuno, spaccando questa scala e insistendo nel costruire una scala, riesce proprio a infilare una scala nel ghiaccio. Non chiedetemi come abbia fatto, ma vi posso garantire di averlo visto coi miei occhi, il che vuol dire che poi, distruggendo il pavimento, il loot scende e si riesce a prendere senza problemi. Insomma, ragazzi, anche per oggi le news ve le ho dette. Speriamo che presto arrivi la patch 10.30, perché ci sono anche i due Rift Beacon attivi che ovviamente porteranno le due nuove location in game. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alle 8:30, 8:15 in live. Ciao!